Io faccio solo un brevissimo saluto istituzionale. Ringrazio il sottosegretario Alessandra Pesce che ci è venuta a trovare e soprattutto ha stimolato questa iniziativa. Ringrazio anche il sottosegretario Chirini che è qui accanto a me, mio punto di riferimento, l'usato di tante battaglie. E oggi parliamo di agricoltura, quindi quando si parla di agricoltura, anche per esperienza personale, sapete, io sono sempre molto attento. Il progetto che verrà presentato oggi, e mi sarò suo uditore, lo conosco come allevatore, lo dicevamo anche prima, è difficile in una situazione come la nostra pensare che il futuro dell'agricoltura sia aiutare la singola azienda. Sono tante aziende piccole sparse nel territorio. Certo, dobbiamo dargli una mano a fare un salto di qualità e lo sappiamo, ci sono norme che dobbiamo poter utilizzare meglio forse per fargli fare un salto di qualità, ma credo che i progetti veri siano quelli di territorio, quelli dei quali si può stimolare l'allevatore a fare un salto di qualità. Il progetto Latte Fiero è un sistema di allevamento, di alimentazione, ha sicuramente grandi benefici dal punto di vista della qualità e anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. È importantissimo, e questo vediamo un po' come riuscirlo a fare, quello che serve a voi è la sostenibilità soprattutto economica. Quindi vediamo in che modo possiamo avviare questo processo, che mi auguro che se si fa, è una delle soluzioni, ma se si fa la si deve fare un po' tutti insieme per tutti, perché se si allarga il territorio e la possibilità a tutti gli allevatori, allora probabilmente è un progetto che può arrivare ad avere dei risultati. Ringrazio la presenza, sono contento del sottosegretario Crimi che è tornato da noi. Io spero che ci dica anche qualcosa sull'evoluzione normativa che stiamo attendendo da tempo. Lui sa che io sono sempre un po' critico, mi aspetto molto perché c'è molto da fare. Sono un critico collaborativo, per carità, no? Segnalo, credo che tutti noi che siamo sul territorio abbiamo l'obbligo di segnalare ciò che ci serva, anche per consentire allo Stato poi di farlo diventare decreti o norme. Alle volte ci si riesce, alle volte no. Speriamo che questo decreto che arrivi in conversione almeno colga una parte delle istanze del territorio, ma sicuramente un altro passo andrà fatto comunque, qualunque sia l'esito, perché sul lavoro, sul sostegno delle imprese ancora io credo che ci dobbiamo mettere le mani, e questo mi sembra un gran bel primo passaggio. Buon ascolto, buon lavoro a voi e grazie di essere qui. Grazie, allora supero il tavolo così superiamo il primo ostacolo. Vi ringrazio innanzitutto di essere qui. Cosa stiamo facendo qui? In questo caso il governo si sta ponendo, c'era la telecamera, forse ho disturbato, allora mi rimetto dietro solo per la diretta, per le registrazioni. Allora, in questo caso il governo sta facendo un'operazione di incontro tra soggetti, presentazione di una ipotesi di lavoro per rilanciare un'economia locale, consentendo l'incontro di attori della filiera perché possano trovare poi autonomamente, con normali accordi commerciali tra privati, le modalità per rilanciare un settore economico. E di cui Alessandro adesso poi vi darà tutti i dettagli. L'impegno ovviamente deve esserci non solo per una ricostruzione di cose, la ricostruzione di case, ricostruzione, restituzione di indennizi per i beni mobili e immobili distrutti, ma l'obiettivo di una ricostruzione deve essere una ricostruzione di società, una ricostruzione di cittadini, una ricostruzione di vite, di economia. Perché è dall'economia poi che c'è la vita sociale di questo paese. E questo territorio, che è ricchissimo di realtà agricole, di allevamenti, è su questo, oltre che la parte turistica, ma il tutto poi può essere ovviamente intrecciato, è su questo che bisogna provare a rilanciare. E allora da qui l'idea
di Alessandra che mi ha proposto qualche mese fa, e subito ho detto facciamolo, nel senso vediamo come possiamo fare, che è quella di realizzare questa presentazione di questo progetto. È un progetto che prevede una qualificazione del prodotto, permette di produrre il prodotto latte, che è un prodotto che ovviamente è comune, di dargli quel valore aggiunto che consente anche di avere una remunerazione economica maggiore, perché tornando al discorso della sostenibilità economica è il primo elemento, perché sappiamo quanto in particolare sono costosi, quali sono i costi di un allevamento oggi. Parlavo poco fa con qualche allevatore, appunto, che mi rappresentava tutto ciò. Qual è il mio ruolo in questo caso, visto che non sono nel Ministero delle Politiche Agricole come la collega Alessandra? È quella di capire se questo tipo di attività dovesse eventualmente nascere, se dovessero incontrare quindi imprenditori del latte e allevatori, produttori del latte, per realizzare questo, se ciò ha dei costi, per esempio dal punto di vista degli allevatori, se il governo può intervenire per sostenere questa, per rendere sostenibile eventualmente questo progressivo miglioramento della qualità, perché appunto, come dicevo, quando parliamo di ricostruzione deve essere una ricostruzione anche di società, per cui la massima disponibilità in tal senso, per capire se ci sono necessità di interventi, alcune sono già in passato state manifestate, tali che necessitano un intervento eventualmente economico. In quel caso allora ci attiveremo, come abbiamo fatto per tante altre iniziative. Il motivo appunto della mia presenza è questo. In merito alla richiesta ovviamente del sindaco non posso sottrarmi alla risposta. Il decreto sblocca contiene all'interno delle norme che riguardano la ricostruzione pubblica in particolare, e cioè permette di velocizzare alcune procedure di affidamento dei lavori, già non solo per le aree terremotate, per tutta Italia. Quindi consente alle stazioni appaltanti di poter affidare alcuni lavori con una procedura più rapida, meno soggetta a ricorsi e che supera alcuni ostacoli in questo senso, anche limitando alcune a volte responsabilità che appesantiscono la voglia di sottoscrivere e firmare un progetto da parte dei dirigenti. A questo si aggiungono alcune norme di semplificazione per quanto riguarda la ricostruzione privata e delle norme di sostegno ai comuni per velocizzare anche lì alcune procedure, come l'affidamento della progettazione con affidamento diretto sotto i 40.000 euro e la possibilità per i danni lievi per i comuni di poter a propria ovviamente discrezione, quindi se si hanno le capacità e l'interesse a fare questo tipo di attività, di prenderla tutta in carico, tutta la filiera dell'istruttoria fino al provvedimento finale che invece viene emanato dal vicecommissario. Il decreto sblocca cantieri è in commissione, abbiamo iniziato a votare i primi emendamenti, martedì e mercoledì dovremo chiuderlo in commissione per portarlo in aula il 28 pomeriggio al Senato. Ecco, questo per darvi un po' gli aggiornamenti. Per il resto adesso lascio la parola ad Alessandra che va nel dettaglio e poi ci sarà anche un tecnico che spiegherà il tutto. L'invito che faccio è a non lesinare eventualmente anche delle critiche se dovessero esserci, perché siamo qui per presentare un progetto che deve trovare l'incontro tra due categorie di imprenditori, l'imprenditore che fa la produzione del latte e l'imprenditore che fa la trasformazione del latte. E quindi questo incontro ovviamente deve essere come un matrimonio, no? A un certo punto ci deve essere l'accordo di entrambe le parti e trovare il modo migliore per realizzarlo. No, questo ci tengo a precisarlo, ma Alessandro secondo me lo ribadirà, non siamo qui a sponsorizzare un'azienda piuttosto che un'altra, siamo qui anzi a sollecitare le aziende, alcune hanno già manifestato apertamente la loro disponibilità ad affrontare questo progetto, perché se non c'è chi è disposto ad avviare una produzione di latte da fieno, quindi non una produzione, perdonate, una raccolta di latte da fieno per la vendita, non c'è neanche, non serve neanche produrlo, quindi la prima cosa che bisogna fare è questa. Ovviamente a questa va aggiunta anche la distribuzione, quindi anche la capacità di mettere sul mercato questo prodotto.
E quindi nel momento in cui ci sono delle aziende che sono disponibili a fare la raccolta del latte da fieno per la successiva distribuzione, a quel punto la disponibilità degli allevatori è fondamentale per garantire a queste aziende la quantità di prodotto sufficiente per rimanere sul mercato, per essere sostenibile. Grazie a tutti, lascio la parola a Alessandra e poi rispondiamo alle domande. Buongiorno a tutti, io ci riprovo a mettermi davanti perché la telecamera è stata spostata. Allora, buongiorno a tutti, devo dire che questa idea, siamo stati ambiziosi, l'abbiamo chiamato progetto, no? Abbiamo come se ci fosse, ma in fondo è innanzitutto una messa a sistema delle esigenze territoriali. E questa idea nasce, e qui c'è Sonia Santarelli, io lo devo ricordare, nell'ottobre del 2017, quando io da Spoleto sono andata a 17 ottobre, siamo andata a trovare Sonia, mi sono fatta tutto quanto un giro e una chiacchierata con lei e mi sono resa conto delle potenzialità di rilancio e di rinascita del territorio attraverso una migliore qualificazione di questo prodotto, con enormi difficoltà, perché comunque sia, come è stato detto, c'è un problema di creare una certa massa critica, quindi bisogna mettere insieme diversi allevatori, c'è la necessità di trovare un mercato di sbocco e quindi bisogna cominciare a ragionare su quelli che possono essere la parte di trasformazione. C'è anche un problema di distribuzione, perché noi dobbiamo fare un progetto che vada sugli scaffali e venga venduto. Quindi è una costruzione complessa di una filiera, una bella sfida. Io l'ho voluta raccogliere proprio perché sono assolutamente convinta che, insomma, bisogna sempre un po' innalzare l'asticella, creare delle forme di cooperazione. E siccome io nel 2016 avevo seguito l'iscrizione del disciplinare di produzione latte fieno a Bruxelles, che anche questo non è stata una cosa proprio semplicissima, e alcuni produttori, diversi produttori, soprattutto dell'arco alpino in Trentino Alto Adige, sia versante italiano che versante austriaco, avevano cominciato a sperimentare e a vendere questo latte con incrementi di prezzo, diciamo, insomma, di un certo respiro per gli allevatori. Allora l'idea è: troviamo una soluzione produttiva che permetta di innalzare la qualità, di innalzare il prezzo di vendita, di andare sul mercato e comunque sia fare un prodotto che fa bene all'ambiente, perché è un prodotto, è un disciplinare di produzione altamente sostenibile, e fa bene al consumatore, perché il prodotto che si ottiene, questo latte alta qualità, ha un alto valore nutrizionale, migliore di tante altre tipologie di latte. Io adesso non sono un'esperta di nutrizione, tra l'altro abbiamo chiesto anche al CREA NUT di farci un'analisi sulle qualità nutrizionali di questo latte, perché il consumatore deve essere informato correttamente su quello che va a comprare. E insomma, ci è sembrata una strategia in cui un po' tutti vincevano, quindi vinceva il territorio, vinceva l'ambiente, vinceva il consumatore. E allora da quel momento abbiamo cominciato a capire come potevamo coagulare gli interessi intorno a questo obiettivo. Poi chiaramente, siccome voi sapete che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, diciamo, non ha una grande disponibilità di risorse per sostenere progetti pilota di questo genere, abbiamo varato l'altro ieri il decreto emergenze non senza difficoltà per le zone che hanno subito una serie di danni in diverse parti d'Italia. Allora con Vito abbiamo condiviso l'obiettivo di mettere insieme tutti quanti gli elementi e cercare di capire se ci fosse la disponibilità della componente produttiva, della parte di trasformazione e della parte di distribuzione a mettersi insieme per creare questa filiera sana.
dove ci sia un rispetto degli aspetti legati al disciplinare, un rispetto delle regole contrattuali, insomma ragionare in maniera diversa. Questo secondo me è proprio un principio di partenza. Partiamo da dei progetti di carattere territoriale e saliamo via via di scala, perché molto spesso si ragiona partendo dall'alto senza vedere poi quelle che sono le reali potenzialità del territorio. Quindi questa assemblea di oggi è proprio finalizzata a comprendere se ci può essere un interesse all'interno di questo progetto, quali sono le difficoltà che si potrebbero incontrare, perché chiaramente ci possono essere problemi di adeguamento, problemi di trasferimento diciamo per quanto riguarda le pratiche produttive, ci possono essere difficoltà legate al trasporto, ci possono essere difficoltà legate alla tipologia di allevamento. Quindi insomma dobbiamo, però partiamo dal territorio, cioè partiamo dalla base, cerchiamo di capire da chi tutti i giorni fa questo mestiere come possiamo andare avanti. Quindi l'idea di fondo è condividere un percorso insieme, darci delle scadenze, degli obiettivi. Anche qui ci dobbiamo dare un metodo di lavoro, cioè diamoci una scadenza. Se riusciamo a mettere insieme una massa sufficiente di allevatori, trovare la parte di trasformazione, alcuni si sono già dichiarati disponibili ad avviare questo percorso, vedere nella parte della distribuzione, anche qui insomma abbiamo avuto un po' di contatti per avere un supporto dal punto di vista distributivo, perché poi la cosa fondamentale è dove viene messo questo latte nello scaffale, lo sapete benissimo, quindi dobbiamo avere l'accordo della filiera nel suo complesso. Partiamo dall'inizio, cerchiamo di capire quali sono le difficoltà, le mettiamo in fila, ci diamo una scadenza e avviamo quello che può essere un sistema di ristrutturazione e di rilancio. E laddove c'è necessità di investimenti o comunque sia di modifiche che possono avere un'incidenza, un impatto dal punto di vista strutturale, ragioniamone insieme. È chiaro che l'attenzione del governo è molto forte. Io ci tengo a dire che proprio perché parte dal basso deve essere un caso pilota, un emblema, perché da tanti progetti pilota, da tante realtà territoriali nasce realmente un rinascimento. Vogliamo mettere a punto un'operazione di questo genere, che sia culturale da un certo punto di vista, perché per fare massa critica bisogna aggregarsi, cooperare, ambientale, perché questo è un sistema produttivo effettivamente a basso impatto ambientale, ed economico, perché ci deve essere comunque, cioè ci deve essere una buona convenienza per gli allevatori. Questo è l'origine. Quindi da questo punto di vista, poi le caratteristiche specifiche del disciplinare, le modalità di trasferimento, queste le vediamo passo passo. Già oggi mi sono state segnalate un paio di questioni, per esempio le spese legate alla progettazione per la realizzazione di nuove strutture, la difficoltà che si può incontrare dalla parte della progettazione. Facciamo un decalogo, ci diamo una scadenza e partiamo con questa iniziativa, ciascuno con i propri compiti, perché in questo caso il governo accompagna un processo, cerca di mettere insieme i vari attori che ne fanno parte. Se i diversi attori riscontrano una convenienza personale e collettiva dell'azione che si porta avanti. Vi lascio la parola, grazie. Anzi, abbiamo un moderatore.